Tolgo la mascherina perché vorrei evitare di iniziare a fare carbon stock. Bene, fa veramente piacere, insomma, vedere una platea gremita. Ovviamente il tema è estremamente scottante ed estremamente attuale a quelle che sono le esigenze di un settore che da tanti anni, da 30 anni, viene riconosciuto un ruolo che è quello di essere green conforme. Quando sentiamo parlare di Green Deal, io ogni volta dico, cavolo, ma la risaia tutti questi aspetti li sta già rispettando. E appunto, storicamente era stato riconosciuto, era stata riconosciuta alla risaia questo ruolo. Poi Presidente Carrà e Direttore Magnaghi faranno anche un excursus di come siamo arrivati, quello che è stato un po' storicamente la PAC dall'inizio ad oggi. E oggi siamo qua per parlare e capire cosa succederà domani. Ecco, cosa succederà domani me lo chiedo anch'io che ho 34 anni, che vorrei fare l'agricoltore nella vita, esattamente come i ragazzi dell'Anga che sono da qualche parte al buio, e soprattutto capire qual è il ruolo della risicoltura in Italia, ma soprattutto in Europa. Sì, stiamo parlando ovviamente di regole non ancora scritte e definitivamente depositate e registrate, stiamo parlando però di previsioni che, come potete vedere, sono estremamente preoccupanti. Ci saranno delle dinamiche che porteranno l'azienda agricola e l'agricoltore a cambiare modo di fare agricoltura, Cambieranno delle dinamiche per cui si darà sicuramente più attenzione al mercato. Sarà necessario dare valore al mercato, sarà necessario farsi trovare pronti al cambiamento. Quello che dico sempre è meglio avere un atteggiamento attivo anziché passivo nei confronti del cambiamento ed è necessario che tutti questi passaggi riuscissimo insomma ad affrontarli insieme. Il fatto di aver coordinato questa giornata tra Novara e Vercelli è veramente un grande segnale, che ovviamente raduna una voce unica sotto la bandiera di Confagricoltura, ma tutte le altre associazioni ovviamente hanno dei colleghi che hanno le stesse identiche nostre problematiche, che affronteranno gli stessi identici temi. È importante essere presenti, voi oggi lo siete, sarebbe stato meglio probabilmente riempire anche Piazza Zumaglini, sarà necessario farlo. E le aziende agricole saranno chiamate a presentarsi, a rendersi presenti fisicamente. È molto importante riuscire a dare un apporto fattivo nella vita associativa. Oggi siamo qua a raccontare di quella che è la proiezione della futura PAC. Lo stiamo facendo perché è importante che le aziende agricole che si associano a Confagricoltura sappiano che Confagricoltura non è assolutamente favorevole a questa revisione della PAC. Lo stiamo dicendo, l'abbiamo detto, sono parecchi mesi che Confagricoltura sta negoziando a tutela dei settori e delle aziende che sono associate, ma Confagricoltura non è a favore di questa revisione della PAC. È necessario che ci sia un allineamento totale a livello provinciale, regionale, ma soprattutto nazionale, perché altrimenti viaggiamo in modo zoppo. Ecco perché io vado ad elicitare l'attenzione e il coinvolgimento appunto a tutte le aziende che in questo momento storico, ecco io ho iniziato il mio mandato a febbraio, pensavo di iniziare in maniera decisamente più soft, invece pandemia, revisione della PAC, ci troviamo con questa proiezione. Io che probabilmente sto facendo sindacato per mio figlio che ancora non esiste. E il sentimento deve essere un po' questo. Il sentimento deve essere un po' questo. Quindi ovviamente non parlo di numeri perché di numeri è bene che ne parli chi ci rappresenta. Il riso è forse la filiera meglio organizzata non solo a livello nazionale ma a livello europeo. Quindi è bene farci forza e aver modo di poter portare il riso italiano come un'eccellenza ovviamente in Europa e nel mondo. Direi che adesso passiamo la parola a Presidente Carrà. No. Passiamo la parola al dottor Magnaghi che farà il suo intervento tecnico relativo alla. Grazie.